Marinelli, ultima opportunità al 96esimo. Buon aiuto, palla in mezzo. Fuori, finita. Finita. Ha fischiato, non ha fischiato. Non ha fischiato. Non ancora. Benvenuti in questo video che sta per finire la partita Venezia-Cremonese. Sì, cazzo! Sì, cazzo! L'ho fatta. Madonna, piace, madonna, 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 madonna. Io non ci voglio andare ai playoff, io non ci voglio andare ai playoff. Tutti così, no, no, no. Partire così no, non lo voglio, non lo voglio vedere. Anch'io. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Bruttissimo. Che ansia. Madonna, che ansia. Questo era l'importante per Fanoli e per i suoi. Una diretta concorrente come la Cremonese. Che tensione, zio porco. Troppo. Che tensione, zio porco. Madonna, madonna, madonna. È stato devastante. Non ho parole. No, neanche io. Sto malissimo. Sto malissimo. No, no, no. Troppo fatto. Sembrava impossibile all'inizio, da come era, dal primo gol loro. Però che cazzo di secondo tempo che abbiamo fatto, che cazzo di secondo tempo che abbiamo fatto, cioè veramente tutti applicatissimi, sembrava un'altra squadra rispetto al primo tempo, un'altra squadra, siamo entrati cazzottissimi, determinati, aggressivi, come avevamo fatto più o meno nel primo all'inizio, però poi appena è arrivato il gol loro ci siamo un po' sciolti e lì l'ho vista malissimo, ma come cazzo ci siamo ripresi. Cioè, il primo tempo, cazzo, un minuto e subito l'avevamo già messa a posto. Sto morendo. Anch'io. Cazzo. E poi abbiamo fatto semplicemente la partita perfetta. Cioè, dopo... Hanno preso fiducia i ragazzi. Dopo un primo tempo orribile, il secondo tempo è semplicemente la perfezione contro una squadra forte, perché... Molto. È veramente forte la Cremonese. Siamo riusciti a batterla facendo una delle nostre migliori prestazioni nel secondo tempo. Se no, non la vincevi oggi. Oggi non potevi vincere come ti sei presentato nel primo. Assolutamente no. E ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. E... Sì, sono stati bravi alla fine a resistere tutto quel tempo. Dal 70esimo in poi, tutti chiusi dietro a cercare di... Tenere il risultato, sì. Iorone, Dio Cristo, l'ultime non so se parate. Posso dirlo, però non è una bestemmia, miracoloso, miracoloso su Ciofani, che giustamente è proprio quell'attaccante cacacazzo che viene lì e ti disturba in area e stava per farcela. Vero. Ma per fortuna abbiamo uno dei migliori portieri della Serie B, se non il migliore portiere della Serie B, che salva il risultato. Madonna Cristo. Sì, ci ha salvato. Veramente. Non l'avremmo meritato. Per carità, la Cremonese è una grande partita, però dai. Abbiamo meritato noi di vincere. Ah, c'è il presidente. C'è il presidente in campo. Ormai. Sempre. Parole adesso sono un po' difficili da far uscire dalla bocca, perché... No, io sono troppo felice, non me l'aspettavo per niente. Sono stati... Io ho troppo paura. Minuti finale, ma... Basta convulso, leggermente di tensione, con una leggera tensione, una partita decisiva, devastante. I ragazzini stanno festeggiando. Una vittoria meritata, una vittoria comunque che meritata per il secondo tempo che abbiamo fatto. Il primo hanno meritato loro, hanno meritato il gol, nulla da dire, e poi insomma... Non abbiamo creato nulla nel primo, onestamente lì ho detto oggi sarà dura, cioè se giochiamo così non la vinciamo mai. Vero. Nel secondo l'abbiamo rimboltata in nulla, cioè almeno abbiamo trovato il pareggio subito con un gran gol di Iker, che è attaccante totale. Bellissimo. L'ho sempre detto che tu devi giocare con Poyanpalo, ma devi giocare anche con Iker, non puoi privarti di Iker, un attaccante fondamentale. Io capisco, molti dicono vabbè, ma non abbiamo alternative se c'è poi un paro, ma come cazzo fai a privarti di Itken titolare? No, no, non puoi. Sprechi un uomo così importantissimo. Un giocatore fortissimo. Super di qualità, ma è uno dei migliori giocatori che abbiamo. Ne abbiamo giocatori di qualità, che non si venga a dire che siamo scarsi. Abbiamo uno squadrone, e diciamolo chiaro, magari non siamo mai stati così chiari, ma abbiamo uno squadrone, la squadra è forte. Poyanpalo, Gittier, Tesman, Busio, che cazzo di partita ha fatto? Sì, veramente. Altare, Izzes,
Che cazzo di partita ha fatto? Saltare anche. L'ho Sì, ridito. Zampano, Joronen, tutti. Joronen per Infatti, l'ultima parata. le ultime. Zampano, Zampano. Zampano, Negli so. ultimi minuti, con la fisicità, col Mamma cuore, mia, a sì. Ha tenerla lì, a tenere lottato sugli fino scontri all'ultima. fisici, la teneva lui con Sì. coraggio. Giocatore, cazzo di esperienza e tutto, no? Quanto è fondamentale. Vero. Siamo sempre sottovalutato, questa è la verità. Le Sì. altre, e anche noi stessi spesso ci siamo sottovalutati. Io no, io non ho mai sottovalutato la squadra. E quando faceva male, ho sempre pensato che era colpa nostra, non tanto merito degli altri. Perché abbiamo qualità e sappiamo giocare. Quando mettiamo in campo le nostre migliori qualità, il nostro gioco, in Serie B siamo da primi due posti almeno. Non dico da primo, siamo da primi due. Prime due addirittura, Adesso giusto? aspetteremo quello che fa il Como, domani staremo attentissimi, vedremo a questo punto vedremo la partita, per forza. Non Sì, si può tocca. fare a meno, contro la Sampdoria, quindi anche la Sampdoria Che è lì, è lì, anche quindi vorrà lotta per i giocarsi, playoff. avrà bisogno di punti, cioè mi auguro che se la lottino fino all'ultimo, cioè che il Como è fortissimo, è tutto. Infatti. Però anche insomma, la Sampdoria deve fare punti, quindi per ora li abbiamo agganciati, adesso... Dobbiamo solo sperare, Eh sì, perché... cioè, siamo dietro 3 punti e possono di nuovo allungare, di nuovo a più 3 se vincessero, ma purtroppo dipendiamo dal loro risultato, questo Esatto, volevo dire. che è una cosa sempre bruttissima, perché non dipende da noi. Cioè, noi possiamo fare bene fino a un certo Peccato punto, quelle perché... partite dopo la sosta di merda. La Ci hanno sosta del cazzo, sta rovinato... nazionale. Sì. Per dare amichevole poi, madonna. Vero. Ma lasciamo, chiudiamo il discorso qua. Al di là Bellissima di partita. questo, Bjarkason che è entrato. Sì. Ma che cazzo, cioè, Che gol. Busio lì fa un filtrante Sì, su sponda di Gitker. da mille e una notte. Esatto. Ma il movimento Bellissima. Bjarkason. di Bjarkason è fenomenale. Al Perfetto. di là del dribbling che fa sul portiere, su Saro. Tra l'altro grande partita il portiere loro, eh. Terzo, sì. Terzo portiere loro, gran portiere. Prometto. Ma che lo dribbla e segna. Ma in quell'azione lì la roba più bella, secondo me, è il movimento che fa a tagliare. Cioè lui dai, lo mette... Stavamo giocando 3-4-1-2, no? Perché era appena entrato Pierini. Lui fa il taglio da qua va, e va E dentro. non se lo aspetta nessuno, E perché Busio... Beh, sì, solo questa è la Busio. squadra che gioca bene, questa è la squadra che Si legge sono letti. le linee di Sì. passaggio, cioè, stupenda, stupenda. Veramente. Passaggio clamoroso. Bjarkason Perfetto. che si inserisce e poi è micidiale, freddissimo, freddissimo a fare tutto quello. Cioè, fa il taglio Lucido. bene, il dribbling bene e riesce anche a segnare avendo Tutto, scartato il portiere. sì, aveva porta vuota praticamente. Ma ragazzi, cioè, per quello dico che cazzo di squadra abbiamo, cioè, Siamo sempre sottovalutati, la squadra merita la Serie A, diciamolo cazzo, cioè, la merita. Dobbiamo lottare fino alla fine. Poi abbiamo un avversario di tutto rispetto, che è il Como, però un avversario di tutto rispetto, questa sera la Cremonese, e Sì, lo è un avversario di tutto infatti, rispetto, appunto, perché perché soprattutto nel primo tempo, sì, grande qualità. tutto veramente non riuscivamo a uscire, non riuscivamo a fare un'azione E decente, tra l'altro nel secondo zero tiri tempo, in porta nel primo esatto. tempo. Sì, il dato è 0 tiri in porta e Uno uno fuori, fuori vabbè, nel primo nel primo tempo. tempo. Ma cioè, anche nel secondo le hanno avute le occasioni, eh. Tipo Sì, c'è un tiro di collocolo che va a fil di palo e va fuori, ma infatti. meno male. Cioè. Quindi non si può dire che non abbiano creato occasioni. Abbiamo giocato meglio noi nel secondo, ma loro, cazzo, ci hanno fatto paura anche loro. Sì, l'hanno creata, Poi con la purtroppo. rabbia, quella cazzo di grinta che ci ha dato Manoli nel secondo tempo li abbiamo arati. Però cazzo, nel primo ci hanno fatto veramente vedere i sorci verdi, no? Come si suol dire. Cioè, nel primo non abbiamo capito niente. Perché soprattutto loro vedevo che erano un attimo seri, un attimo più calmi. Una volta persa palla noi, loro venivano subito a pressarci. Loro sul pressing su Se su palla perso erano preparatissimi, erano strutturati bene in campo Sì, e sì, sì, sì. sapevano come a chi darla, dove darla,
in che momento darla. Sì, però L'avevamo preparata bene, l'hanno l'hanno fatto meglio nel primo tempo questo. proprio. Sì, Nel sì, sì. secondo Per si sono un po' persi. merito nostro. Sì, Per merito esatto, nostro, perché anche noi a nostra volta poi abbiamo. ha reagito al loro pressing. E l'abbiamo fatto noi a nostra volta a loro. Esatto. Il pressing una volta persa palla, no? E ha Sì. guardato i suoi frutti. Forse abbiamo fatto anche meglio di loro a questo punto. Perché il risultato parla chiaro. E, sì, diciamo che è stata un'analisi un po'. Analisi. Emozione a caldo. Sì. Andrebbe chiamata emozione a caldo. Comunque, resta il fatto che è stata una partita stupenda. Ansiogena, Stupenda e molto ansiogena, troppo alla fine, meritata prossima alla fine. partita a sto punto saremo allo stadio, annunciamolo e ci Sì, godremo certo. questi istanti dal vivo. Speriamo da una posizione migliore di questa, per non Sì, dire esatto. altro. E in caso si andrà allo stadio anche per eventuali I partite playoff, ulteriori non certo. previste dal campionato regolare. Esatto. Dicasi anche. Playoff. Esatto. Speriamo di no, però Speriamo di purtroppo no. non Sì. dipende da noi. Quindi. Intanto, comunque, onore delle armi alla Cremonese che ha giocato. Ha fatto quel che ha potuto, secondo me. Si è fatto Squadra di bene grande anche. quantità, Sì, i però, secondo me, giocatori. ha trovato una squadra più pronta, soprattutto dal punto di vista mentale. E stavo perché sulla carta comunque è molto equilibrata la partita, ma lo è stata fondamentalmente perché anche gli ultimi minuti abbiamo sofferto, però l'abbiamo vinta noi, però l'abbiamo portata a casa noi e a questo punto ecco come minimo diciamo a meno di cataclismi, ma non credo, insomma, le ambizioni sono altre, terzi lo saremo come minimo, no? Sì. Perché a questo punto andiamo a più tre sulla In Cremonese. teoria sì, esatto. E quindi basta, bisogna guardare in alto. Vero. Tendere a guardare in alto. Perché è così. Basta, chiudiamolo, basta. Poi magari parleremo più avanti o domani, Vedremo, vediamo. vedremo. Comunque, iscrivetevi al canale. Mettete like, siamo Sì. dimenticati. Mettete like, iscrivetevi. Lasciate un commento, Siete un commento come se avete sempre. impressione a calda, anche qualcuno che era allo stadio lì, diteci qualcosa. E al prossimo video. È sempre Forza Venezia. Sempre forza unione. Vai, cazzo. Vai.